capito. Che succede, Ludovica? C'è pure Salvini che esce. Ti sta seguendo Salvini, secondo me, Ludovica? Sì, esatto, Salvini è... Dici? Siete voi due da soli, in effetti. Nel frattempo si è dimesso il presidente del COPASIR, Volpi, il leghista Volpi. Erano dimissioni che in qualche modo erano state richieste. Ah, si è dimesso Volpi? Perché, quindi Salvini fa pace con la Meloni adesso? Sì, e anche Arrigo. Esatto, anzi Salvini ha chiesto... Salvini, mi scusi, sono al telefono, un po' di educazione. Un po' di educazione, quindi aspettiamo pazientemente. Mirta, però ti dico che nel frattempo lui ha richiesto, già ieri. Sì, io poi conosco la famiglia, la conosco, sono persone che l'hanno educata benissimo quella ragazza. Vabbè, comunque lasciamo Salvini al telefono, quello è un vecchio trucco, far finta però, di telefonare. Insomma, ci tenevo a dirti che lui ha chiesto immediatamente dopo l'annuncio di queste dimissioni di Volpi e Arrigoni, i due esponenti della Lega all'interno del COPASIR, che ora anche gli altri facciano altrettanto. Perché? Ragazzi, sì, però... noi siamo in mezzo alla strada qua. Siamo qua, fortuna. Salvini, lei chiede che ora ci siano... Non in mezzo alla strada, però. Non vuole parlare, non vuole parlare. Va bene, va bene. Ci siano anche altre dimissioni. Possiamo spostarci dalla strada? Cioè, riusciamo a evitare un blocco stradale? Il blocco stradale. Va bene, dai, Ludovica ci racconta dopo. Io che ridi, Parenzo, che ridi? Si è dimesso Volpe, una cosa importante, il COPASIR era un oggetto, ve lo ricordate a casa, il COPASIR, l'oggetto del contendere, i servizi, la commissione per i servizi segreti, di solito devo andare all'opposizione, quindi la Meloni diceva, ci sono solo io all'opposizione, me lo prendo io.